Buongiorno a tutti e benvenuti a Bargianale TV, dove abbiamo il grande piacere di ospitare Alfredo Zini, che è il portavoce del movimento per quanto riguarda la Lombardia, del movimento delle imprese dell'ospitalità. Movimento imprese dell'ospitalità che negli ultimi tempi si è fatto sentire per avere, come dire, raccolto un grandissimo numero di adesioni a sostegno di un documento. Signor Zini, ce ne vuole parlare? Buongiorno intanto. Buongiorno a voi e grazie dell'ospitalità. Niente, un movimento spontaneo del mondo dell'Horeca che ha iniziato a protestare dopo i primi provvedimenti del governo e anche delle regioni che naturalmente hanno adottato misure diverse su quelle che sono le procedure da attuare per una futura ripartenza. Noi non ci stiamo a queste condizioni e noi imprenditori consegneremo le chiavi mercoledì mattina perché in queste condizioni non possiamo garantire né i consumatori e neanche i nostri dipendenti. I nostri dipendenti, voglio ricordarlo, sono in cassa integrazione oramai da qualche settimana e non hanno visto neanche una lira se non quello dato dagli imprenditori stessi. E questo non va assolutamente bene. Noi come imprenditori siamo trattati malissimo in questi provvedimenti del governo, non siamo stati tenuti in considerazione. Non chiediamo elemosina, non chiediamo un sostentamento a fondo perduto per sempre, stiamo dicendo solamente di darci una mano per ripartire, per salvaguardare dei posti di lavoro. Molte famiglie e poi una filiera importante. Se abbiamo vinto Expo nel 2015 è stato anche per merito di molti ristoratori, per molti bar, per molti pub, per la nostra ospitalità in generale. Ecco, è il momento di tenerla in considerazione. Basta parole, ma credo fatti concreti per aiutarci a ripartire, per dare il nostro contributo a questo paese meraviglioso. Signor Zina, a proposito di iniziative concrete, mi diceva che domani cosa succederà nel concreto? Restituirete le chiavi in che senso? Cioè, o Sì, dovrei dare. domani sera molti titolari di pubblico esercizio, sempre nel rispetto delle regole, alzeranno la clair, accenderanno le luci, abbasseranno la clair per l'ultima volta. E mercoledì mattina ai vari amministratori locali porteremo le nostre chiavi. Beh, cioè, sempre simbolicamente, naturalmente, nel rispetto delle regole, con il distanziamento, con le mascherine, stamperemo molti biglietti da visite con le chiavi del locale e le consegneremo agli amministratori. Ecco, un gesto forte per chiedere a chi ci governa anche territorialmente di darci una mano, di non lasciarci soli e di far vivere queste città. Molte lo devono grazie a noi, alle nostre luci che danno sicurezza anche nei quartieri periferici, che sono presidio sociale su molti territori, su molti piccoli comuni. Ecco, questo non deve accadere. Noi vogliamo dignità, perché questo credo che sia fondamentale per noi imprenditori e dignità per i nostri collaboratori, che non sono semplicemente dei dipendenti e dei numeri. Lo ricordiamo, quante realtà hanno aderito a questa vostra iniziativa, più o meno? A oggi, a livello nazionale, oltre 90.000 imprese, a livello lombardo siamo intorno ai 10.000, perché i numeri sono molto alti. Crediamo e speriamo che nelle prossime ore, abbiamo tempo fino a domani sera alle 8:30 per accendere le nostre clair e abbassare le serrande per l'ultima volta. Chiediamo questo e non chiediamo solamente agli imprenditori, chiediamo di essere uniti, non crediamo e non vogliamo assistenzialismo. Questo deve essere il messaggio chiaro, vogliamo un confronto chiaro, diretto. I 25.000 euro, i 600 euro non sono per noi a volte cifre importanti per darci la possibilità di rientrare nel mercato e stare sul mercato, per lasciare fornitori, collaboratori senza denari. Bene, noi la ringraziamo, grazie del suo contributo e in bocca al lupo per la vostra azione di domani da noi di Bargianale TV. Arrivederci. Grazie, grazie a voi e buon lavoro.